Ho notato che il registro elettronico crea una certa ansia prima noi genitori e poi i nostri figli. Sì. E poi, scusami, poi finisco di leggere questo commento. Dopo, quando noi parliamo con i genitori, diciamo, e chiediamo qual è la cosa che ti piacerebbe dare al tuo figlio, oltre al metodo di studio efficace, chiaramente, quando i genitori pensano a questa domanda, cioè se io ti dovessi chiedere qual è la cosa che tu vorresti dare al tuo figlio, cos'è che vorresti veramente per il tuo figlio? Lo voglio vedere felice, lo voglio vedere sereno, mi piacerebbe che lui riuscisse ad essere soddisfatto dei risultati che ottiene, no? Voglio il meglio per il mio figlio, è questo quello che voglio. Ma se tu lo vuoi vedere sereno, tranquillo e felice, e tu non sei serena, tranquilla e felice in quel momento lì, come cavolo fai a trasmettere a lui questa cosa qui? Non puoi, quindi sicuramente io sono assolutamente d'accordo con te che in primis questo continuo aggiornare, no, ogni 5 secondi il registro elettronico, prima di tutto genera l'ansia a noi e naturalmente la trasferiamo anche a loro, ok? Quindi sicuramente ci sono tanti modi per gestire il registro elettronico in modo diverso. Dovete trovare il modo che funziona per voi. Ripeto, qui adesso io sto generalizzando dicendo mettetevi d'accordo su un giorno a settimana, possono essere 2 giorni, possono essere 3 giorni, ma che lo fate insieme. E non fate, però se decidete di farlo insieme, per favore, non fatelo di nascosto dopo, però una chiatina da sola, magari si sa mai. No, no, lo so che poi ti verrà un po' di astinenza, registrare, no, non ti ho visto. Ma dovrai ricordarti che stai facendo questa cosa per A, aiutare tuo figlio ad essere responsabile e B, aiutare a tutti e due voi di creare un rapporto diverso, un rapporto di fiducia, un rapporto di collaborazione. E per te anche questa cosa qui significherà di essere più tranquilla, sì, anche se ti sembrerà all'inizio di oddio, ma io come faccio? Non ho più la sensazione di controllo, ma quella sensazione di voler controllare sempre tutti i giorni questa cosa ti genera tanta ansia. Ok? Va bene? Ok, quindi leggiamo il commento. Ho notato che il registro elettronico crea una certa ansia prima dei genitori e poi ai nostri figli, quindi ho deciso di non esserne schiava e hanno deciso di usare solo per capire cosa ha fatto, come sta procedendo, ma me lo dice tranquillamente mia figlia anche senza registro. Certo, perché comunque tu hai cambiato il tuo atteggiamento, non so se tu hai cambiato, comunque magari avevate già questo rapporto prima, se invece io so che i miei genitori controllano sempre il mio registro elettronico e poi tutte le volte noi discutiamo per voce, io comunque non ho voglia di anticipare questa cosa qui e dire guarda, oggi ho preso 3, perché tanto lo so che tu guarderai lo stesso e tu comunque me li dirai dietro una valanga di cose non molto carine. Quindi aspetto un giorno prima che lo vedi, perché così sono almeno tranquillo per un giorno in più. Sono la mamma di Sofia, sto facendo il corso con Anna. Ciao, la mamma di Sofia. Noi abbiamo fatto patto, i voti non li guardo finché non torno a casa, poi aspetto che lui dica il voto. Ok, sì, ma anche questo può essere una soluzione. Cioè, non è che c'è la soluzione giusta è quello che avete stabilito voi insieme ai vostri figli, quello che vi sta facendo stare bene. Quindi è meglio togliere le notifiche dei voti? Sì, Sì. Anna ride perché stavo cercando. Ogni tanto cerco tipo Allora, di. qui non c'è forse, ma No, vediamo ma se tipo, togli no, la le situazione. notifiche. No, io credo di sì. Cioè, io credo veramente che il registro elettronico è uno strumento, è molto utile, è molto funzionale, però va gestito in modo strategico, diciamo. Okay? Quindi strategico cosa intendo? Che sì, sicuramente è uno strumento di controllo e di monitoraggio, ma non deve diventare un'ansia continua anche per i genitori su questi voti che arrivano, no? E questo, ripeto, questo anche per il discorso che dopo poi spesso parliamo del fatto che poi i ragazzi a noi non dicono i voti, no? A me piacerebbe molto che il mio figlio mi tornasse a casa, anche se magari le cose non sono andate bene, me lo dicesse, eh sì, ho capito, ma che voglia ho io di dirti, tanto lo so già che tu hai già guardato magari 10 volte da sola e prima ancora di arrivare a casa penso avrà visto registro elettronico, avrà scoperto i miei voti prima di me. Io vi consiglio di discutere di questa cosa qui con i vostri ragazzi, li mettete lì e li fate sentire grandi, ok? Perché comunque loro stanno crescendo e loro hanno bisogno di questa sensazione di
rispetto nei miei confronti, che non vuol dire che puoi fare tutto da sola, ti gestisci da sola, no, non è questo. Io mi metto lì con te e ti dico, ascolta, tu cosa ne pensi? Allora, secondo te, qual è la strategia migliore per gestire questo registro elettronico? Io ho pensato così, tu cosa ne pensi? Questo naturalmente se avete i figli già dalla seconda media, almeno nessuno, non prima. Sentite cosa vi dicono, sentite cosa vi rispondono. In base a quello che vi dicono, in base a quello che rispondono, stabilite una strategia. Guarda, io ho deciso che possiamo fare 3 volte a settimana, guardarlo insieme se magari in questo momento stanno facendo fatica a fare qualcosa, oppure 1 volta a settimana. Questa cosa qui, ricordatevi sempre che questo strumento non deve essere uno strumento per noi, cioè non è una cosa per noi, ok? Il registro elettronico non serve a noi, è più uno strumento per ragazzi, no? Per capire, cioè comunque per gestire, per diventare più responsabili loro. Non è una cosa per noi, per controllarli. Cioè sì, un po' sì, chiaramente, perché lì vediamo l'andamento e tutto, però attraverso questo strumento noi possiamo imparare tantissimo e aiutare loro a essere più responsabili e soprattutto migliorare anche il nostro rapporto. Io veramente toglierei tutte queste notifiche. Chiederò a mio figlio che ne sarà contento, vi farò sapere. Dai, facci sapere. Naturalmente ripeto che ascoltate bene quello che vi dico, che sennò poi magari si creano dei fraintendimenti. Mettersi d'accordo su come va gestito il registro elettronico non significa che tu non guardi più volte, perché tuo figlio magari ti dice: io preferisco che tu guardi il registro elettronico 1 volta all'anno. E tu potrai dire: sì, figlio mio, capisco, gioia della mamma, amore mio, e dato che stiamo lavorando sull'autonomia, io sono sicura che tu riuscirai a diventare autonomo nello studio e sono sicura che tu riuscirai a raggiungere questo obiettivo, ma lo facciamo gradualmente. Quindi all'inizio guarderò, controllerò il registro elettronico insieme a te 2-3 volte a settimana. Insomma, naturalmente in base alla vostra situazione e prima di parlare di questa cosa con i vostri figli, stabilite nella vostra mente l'obiettivo, cioè qual è l'obiettivo, io cos'è che vorrei. Mi piacerebbe avere un rapporto di fiducia, mi piacerebbe riuscire a aiutare mio figlio a diventare più autonomo, più responsabile, quindi questi sono i miei obiettivi in grande linea, come faccio ad arrivare a questo punto? E poi ti metti lì dei passi strategici, proprio dei punti, scusami, delle azioni, no? Parliamo registro elettronico 2 volte a settimana insieme. Posso mettere delle regole se magari non mi dice dei voti che prende, non so, sto inventando, dopo naturalmente in base a quello che succede. Anche le medie. Guardate, prima non cominciate meglio è, perché io vi garantisco che in questi anni, dopo passare la parola ad Anna, ma in questi anni la cosa che noi abbiamo visto, e ci metto la mano sul fuoco, che anche i ragazzi di quinta elementare, di prima media, seconda media, sono molto più pronti a fare dei passi verso autonomia e responsabilità rispetto a noi. Lo so che poi magari voi mi direte, poi non fai i compiti. Sì, ma perché? Ma perché comunque magari nessuno le ha dato questa possibilità, nessuno le ha dato la possibilità di dimostrare che lui può fare dei passi, ma in momenti in cui a loro viene data la possibilità, vi faccio un esempio proprio che magari non c'entra con la scuola, non so, ti dico, quest'anno ti do la possibilità di organizzare la tua festa di compleanno da solo, cioè quindi scegli tu come vuoi organizzarla, io ti aiuterò naturalmente a scegliere, magari ti accompagnerò a scegliere dei allestimenti, non lo so, ti aiuterò a ragionare su alcune cose che potrebbero essere, però tendenzialmente l'organizzazione è nelle tue mani. E già a 10-11 anni riescono a fare queste cose qui da sole per 90%, per esempio, ok? E poi quando riescono a fare questo passo dicono, caspita, sono stato proprio bravo, sono riuscito a organizzare tutto da sola o da solo. E i genitori si stupiscono, a volte avevamo dato in passato questi consigli veramente molto semplici, no? Come per esempio organizzare la festa del compleanno, piuttosto che occuparsi, avere un compito specifico, il gatto lo segui tu e significa che lo segui veramente tu, visto che hai voluto il gatto e la sua cuccia la pulisci tu, e però devono farlo loro poi effettivamente. Chi è riuscito a mantenere questa linea ha ottenuto dei risultati straordinari anche dopo nello studio, perché si sentivano responsabili e dopo noi questa responsabilità la prendevamo, la mettevamo anche su quello che era lo studio. Quindi sono sicura che sì, sul discorso del registro elettronico si può lavorare anche quando sono già alle medie, tranquillamente, mettersi d'accordo, guardarlo insieme e soprattutto viverlo
in un modo diverso. Come diceva prima una mamma, noi quando andavamo a scuola, andavamo a registro elettronico, abbiamo sopravvissuto, siamo sopravvissuti. Sì, cioè, quindi, anzi, pensate, e se tu avessi il registro elettronico e la tua mamma potessi sapere le voci prima di te, come sarebbe?